Francesca Bottazzi, di Impresa Mamma, un'associazione che ha partecipato in questa iniziativa. Sì, un network che cresce, che come sapete è sempre presente nel territorio brindisino, ci teniamo ad esserci e ci teniamo a sostenerlo. Penso che questo sia un progetto bellissimo e soprattutto ha come tema quello dell'ambiente, quindi ci auguriamo che le nuove generazioni abbiano a cura questo tema, perché dall'ambiente poi partono una serie di diritti costituzionali che trovano il loro fondamento. Per il resto, anche se questo è un Natale particolare, io mi auguro davvero che comunque ci siano abbracci diversi, ma sempre che arrivino. Sensibilizzare dal punto di vista civico del rispetto dell'ambiente circostante i bambini e i ragazzi, no? L'impegno della scuola, in sinergia con Mamadou e altre realtà che hanno contribuito e tutto il quartiere all'allestimento del presepe di altri. Sì, una delle finalità diciamo più rilevanti poi di ogni agenzia educativa, della scuola in primis, che riesce a creare fortunatamente in un periodo non facile questa sinergia non solo col quartiere, con le associazioni, che riceve un buon supporto dall'amministrazione comunale, che lavora per l'inclusività, che poi se vogliamo è una delle finalità anche della famosa agenda 2030, se noi leggiamo bene tra i punti di quell'agenda, che dovrebbe essere un faro illuminante per le scuole, c'è un punto in particolare, l'11° mi sembra, no? Che invita proprio all'inclusività e alla sostenibilità, quindi quale migliore occasione di questo per lavorare in questo campo con il riciclo, con il riuso di materiali, facendo lavorare i bambini, i ragazzi, purtroppo in questo caso con modalità online, speriamo presto di poterlo fare in presenza e di poter quindi ravvivare ancor più il quartiere e gli angoli magari anche più nascosti e più dimenticati. Ecco, quello che è significativo è il rapporto appunto scuola-quartiere, no? Una scuola dentro il quartiere, una cosa che andrà sempre avanti, che deve essere valorizzata ulteriormente, contribuire poi alla valorizzazione in questo caso di questa zona, di questa aiola, ma del quartiere del suo complesso. Io ci credo, perché ecco, cultura, per esempio, fare cultura, fare formazione significa proprio questo, educare le nuove generazioni a inserirsi nel proprio contesto, nei propri valori, nelle proprie tradizioni e valorizzarle magari con atti anche concreti, rendendo più vivibile, più idoneo, più partecipato e più socializzante un quartiere. Ecco, di questo siamo fieri del risultato raggiunto. Bambini che sono entusiasti, no? Di questo progetto, che poi i bambini, i ragazzi dell'intera scuola sono stati coinvolti. Valorizzare l'ambiente circostante e anche questa zona e il quartiere lì. Sì, il progetto ha avuto due obiettivi. Uno, quello di rendere i partecipi i bambini in un momento in cui dovevamo essere, insomma, tutti a casa, non poter fare delle iniziative comuni. E quindi riuscire a comporre un puzzle facendo ognuno il proprio pezzetto, quindi uniti anche se lontani fisicamente. E dall'altra parte riflettere sulla questione ambientale. A questo progetto hanno partecipato sia i bambini più piccoli, a partire dai 5 anni, quindi ultimo anno della scuola materna. Ci sono state due bambine, le nomino perché sono le più piccole, Michele e Sara, che hanno realizzato dei manufatti, poi i bambini delle scuole elementari e i ragazzini delle scuole medie. Soprattutto con quest'ultimi abbiamo potuto approfondire il discorso sull'importanza dei comportamenti che ciascuno di noi può adottare, comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente. Però è stato veramente la rete a funzionare. Voglio ringraziare Ecotecnica che ci ha fornito il materiale di riciclo e che ci ha aiutato a trasportare l'albero, il comune che ci ha permesso di allacciarci all'illuminazione pubblica, il CSV Pugliesis, assolutamente sì. Insomma, è stata veramente una rete e anche i commercianti del quartiere Casale, perché tutti ci hanno dato una mano, alcuni anzi hanno anche sponsorizzato l'illuminazione, alcuni hanno invece dato dei prodotti dei loro negozi, insomma sono stati degli sponsor importanti per tutto il progetto. Nonostante questo brutto periodo, no, è emblematico, si può sempre fare qualcosa di buono e di costruttivo. Sì, l'importante è non scoraggiarci. Noi non ci siamo scoraggiati insieme alla scuola e soprattutto insieme ai bambini, e devo dire un grazie anche ai genitori che spesso abbiamo visto seduti vicino ai loro figli e partecipare a questa iniziativa. Quindi è stata veramente un'iniziativa, un abbraccio fra tutto il quartiere Casale, che vuole naturalmente
poi coinvolgere anche tutta la città. Brindisini, no, a questa iniziativa e naturalmente anche della Camera di Commercio che lei rappresenta è significativo, come tutte le categorie possono partecipare insieme in rete per fare qualcosa di buono per la città e il territorio nonostante il brutto periodo. Natale è sicuramente il momento dell'anno in cui il senso di comunità viene riscoperto in maniera importante. E come ogni comunità, anche Brindisi ha mille anime, mille sfaccettature, quindi era giusto che accanto a bambini ci fossero i commercianti, ma accanto ai commercianti ci fosse la Camera di Commercio, così come alcune imprese, la comunità del Casale, la Chiesa. Quest'anno i ragazzi si sono, secondo me, superati sia per le modalità operative con le quali hanno dovuto lavorare a distanza, sia per i mezzi a loro disposizione, ma siamo sicuri che sarà l'inizio di un meraviglioso percorso che coinvolgerà il comprensorio Casale e i suoi ragazzi per i prossimi anni, accanto al quale non solo i commercianti, ma anche la Camera di Commercio di Brindisi non farà mancare il suo sostegno. Non è casuale il fatto che l'abbiamo parlato anche altre volte, in altre occasioni, la categoria dei commercianti che è in grosse difficoltà, ma qui entreremo in altri discorsi. È più importante sottolineare che nonostante appunto con queste difficoltà si può andare avanti in attesa di tempi migliori, l'abbiamo detto. Uno degli slogan che stanno, sui quali stiamo ragionando in questi giorni e che più stanno girando per l'Italia è quello di comprare sotto casa, di evitare l'online, proprio per stare vicino alla categoria dei commercianti, a quello che i commercianti rappresentano in ogni città, in ogni paese. Saremmo degli ipocriti se non ammettessimo che il problema è assolutamente serio e grave e sentito dalla categoria. Siamo in grave difficoltà dalla ristorazione alla piccola merceria, ma allo stesso tempo saremmo altrettanto ipocriti se non continuassimo a fare quello nel quale crediamo, stare insieme al servizio dei nostri concittadini, al servizio di chi abita accanto ai nostri negozi.